La mia è solamente arte del genere. Per chi vuole cogliere la citazione. Oppure, la mia è solamente una proposta indecente che qualcuno potrebbe pur sentirsi di accettare, di volerla accettare. Il progetto di cui vi voglio parlare, il mio progetto, si chiama N. A un certo punto questo è diventato il nome della mia ricerca. N è un progetto che non ha un impianto progettuale definito. N è un progetto di ricerca. Qualcosa di aperto, qualcosa che si costruisce man mano che si va avanti nella ricerca. Qualcosa che ha l'ambizione di essere vivo. N non vuole essere un prodotto. Si rifiuta di diventare un prodotto. E questa è la sua caratteristica principale. N ha due anime, o meglio, due forme dell'energia. Da un lato è un animale mostruoso, ambizioso, affamato, che vuole divorare tutto ciò che trova attorno a sé. Che vorrebbe assimilare a sé, alla propria forma mostruosa, tutto ciò che incontra, è l'istinto di cantare ordinarlo alla propria popolare per un popolo impazzito che non si sa più ascoltare. Per il verso opposto, N è un grande fiore che sboccia spontaneamente sotto il cielo. Che non fa altro che costruire un ponte tra la terra nella quale fonde le radici. Che ci tagliano la testa e l'istinto di cantare una canzone popolare. E la luce per un popolo di un sole che non si sa più ascoltare. Non me ne importa potente. Se pensi che è falso, non me ne frega. E questo calore che proviene che da lontano. Tutte le volte. Io da un cielo il mio cuore, il tutto si è alzato e si è messo a ballare, che a volte sembra perduto. Prima ancora della questione del genere, la questione del linguaggio, la questione della forma. In parole povere, che si tratti di musica,
una canzone che si tratti quindi poi di un genere, per un popolo impazzito che non piuttosto che per un altro, per un altro aspetto di una strana forma di letteratura, per un popolo più o meno poetica. Poi in che senso poi? Una canzone popolare per un popolo è una questione vecchia, antica se vogliamo, ma vecchia per quanto mi riguarda. Mi porto dietro consapevolmente da almeno una quindicina d'anni, probabilmente è molto più vecchia nella mia biografia, ma di sicuro sia ancora per come la penso adesso. A domande che sono molto più antiche e non per questo, anzi forse proprio per questo, profondamente inerenti a questioni che apparentemente non sarebbero collegate forse alla mia biografia. Se dicessi che dietro a tutto questo si muove una domanda di fondo, tra le altre, che potrebbe essere proprio cosa sia l'arte, in che modo l'arte è arte, in che modo l'arte vive, in che modo funziona, il senso, quando dell'avere senso, del dare re senso. Del niente, andò a trovare il principe del vuoto. In realtà lì dal suo castello sono davvero le occasioni. Lo interrogò guardandolo negli occhi. Ciò che siamo. Cos'è il e oggi cos'è quello che sono nella difficoltà in mezzo a questo mondo. Io, se dovessi definirlo, il tempo dov'è in mezzo a questo mondo, è il frutto di tutto quello che sono stato. Quando almeno re del mondo, forse da quello del mio concepimento, forse per come è cambiato da molto prima, dal suo castello. Ma di sicuro, per rimanere scrutandolo, quello che è il lavoro che è venuto negli ultimi anni, del quale poi parlo quando parlo di questa cosa chiamata, cos'è il niente, cos'è in mezzo a questo, insomma, oggi sono niente. Il frutto degli ultimi anni, è il vuoto, dov'è in mezzo a questo niente, particolarmente la maniera particolarmente intensa in cui questo tempo mi ha scritto e continua a scrivermi è qualcosa che muove tutto ciò che oggi sono. E che nell'ordine delle cose in pratica è una domanda aperta sull'esserci. Tutte queste spiegazioni sono inutili. Questo è solo un aspetto marginale
rispetto alla considerazione che tutte le spiegazioni sono impossibili. Non avrei modo di spiegare. Ed è da qui che nasce l'esigenza di spiegare. Tutto questo nasce dal fatto che non ho modo di vivere. Proprio da qui nasce l'esigenza di vivere. Ci sono le canzoni. Le canzoni sono il prodotto. Resta arrangiamento, ci arrangiamo come bene. Qualche foto pane e acqua. Le canzoni sono pura roba in un milione. Un aspetto del linguaggio. E anche un aspetto legalità, della ricerca. Giustizia come bene. Ho rispetto che t'avanza. A Dodomit, se vuoi lavorare che queste cosiddette canzoni sono scrivere ed essere scritto. Ma che resta libertà, una parola, una catena. La domanda di un amico che sta qua, in da sta capa incarcerata. Ma che resta libertà. A posteriori è come dire ha risposto in un creatura ossessionata. Il prodotto. Chi è il prodotto? Ti ha prodotto. E ti produce. Il tuo produrre, ecco. Il tuo produrti in produzione ti produce. Il tuo fare ti fa. Il tuo pensare ti pensa. Beh, ho l'impressione che sia sempre così. In pratica, un lavoro di esplorazione dell'ombra. Che dura da un po'. Con la premessa di non poter aver figli, probabilmente. O perlomeno che non sia necessario. Come dire, l'ombra è infinita. E non c'è nessuna fretta. Ma che resta libertà? Di inseguire l'infinito. La domanda di un amico che sta qua in da sta capa incarcerato. Ma che resta libertà, una parola, una galera, ha risposto in creatura. Un lavoro dove ciò che è marginale diventa sistematicamente centrale. E ciò che è centrale rischia di diventare continuamente marginale. Dopo tutto questo tempo, che ci si barcamena, che ci si barcamena nell'ombra, con l'ombra, beh, sono arrivato ad una chiave di lettura, ad un metodo, ad una sensata considerazione. Parte da un concetto molto in voga ultimamente. Si parla spesso di zona di comfort nel campo della psicologia legata ad aspetti di crescita personale. Zona di comfort. Mi sono fatto un'idea sul fatto che l'esplorazione dell'ombra non sia, per forza di cose, un fatto traumatico, se si riesce a mantenere un'impostazione metodologicamente coerente con un aspetto
che è legato alla concezione della zona di comfort, all'idea della zona di comfort. La zona di comfort è, mi sembra che sia, viene considerata quella parte del nostro agire all'interno della quale stiamo a nostro agio e non abbiamo problemi a funzionare in maniera efficace, efficiente. Sostanzialmente stare nel flusso di ciò che già sappiamo e sappiamo fare, a non interromperci rispetto a ciò che già siamo. Io la vedo corrispondente alla nostra zona di consapevolezza. Rispetto all'esplorazione di ciò che noi siamo, visto che in questa visione non c'è distinzione tra l'esplorazione di ciò che noi siamo e l'esplorazione di ciò che il mondo è. Allora mi sembra, dopo un po', di poter affermare che l'ombra può essere esplorata senza troppi traumi, a patto che noi riusciamo a muoverci Il mondo attuale nell'ombra, delle parole di sempre ieri. facendo da piccoli passi in Ho maniera fatto un giro, da rimanere sempre al confine, poco fuori dal confine ho con la nostra fatto un zona di comfort. giro, Con i confini Ho fatto un della giro, nostra coscienza. oh. Insomma, il problema potrebbe essere solo quello di perdersi nell'ombra, Ho fatto un giro, di non ritrovare una strada. Ho fatto Ci un riporti a giro, ciò che di noi già sappiamo. Fra i tuoi pensieri. Ecco, piccoli passi E quei nell'ignoto discorsi e poi passaggi arrepenti di e verifica. fieri fra le ambizioni D'altra parte tutto ciò che noi consideriamo essenzialmente desideri scientifico il mondo attuale risponde in linea generale a delle queste caratteristiche. parole di ieri Ho fatto un giro. Allora N in pratica e in soldoni diventa cosa? Musica, sì. Qualcosa che a voler degenerare nell'idea di linguaggio e di genere passa attraverso la scrittura di canzoni. Di volta in volta N vorrebbe giungere ad una sintesi e per un gioco di giocare con le regole per farne per tirarne fuori poi degli strumenti capaci di far crescere, di scovare il potenziale all'interno di tutto questo irrisolto e indefinito. Una regola che c'è sin dall'inizio è di arrivare ad una sintesi di 9 pezzi che rappresentino uno spettacolo unitario. E tutte queste versioni di N
io le definirei i vari enneagrammi, i vari spettacolini. A questo, per degli incidenti di percorso e per una necessità naturale, probabilmente, quindi a questa progettazione e a questa attuazione in forma live si è legata la produzione di raccolte con delle registrazioni di brani. La prima di queste si chiama Note sbagliate ed è un progetto discutibile, del quale si può appunto discutere. La seconda penso che sia in arrivo, non ne sono sicuro, ma comunque sul sito questa cosa è già stata annunciata, con l'idea che questa raccolta debba chiamarsi Malavita. Non c'è due senza tre, la centratura dei miei progetti è sempre legata all'idea di tre o tre per tre. E quindi tutto mi farà pensare che in ogni caso una terza raccolta, magari con delle caratteristiche completamente diverse, dovrà seguire. Anche la raccolta Malavita, che ancora deve venire, ma sarà a un certo punto probabilmente venuta, chi lo sa. Poche certezze in questo progetto.